Avvio dell'anno pastorale dell'Arcidiocesi di Milano con la solenne celebrazione in Duomo nella solennità della Natività della Vergine. Come da tradizione l'occasione per presentare la lettera pastorale intitolata quest'anno Il campo e il mondo. Uno strumento, spiega il Cardinal Scola nell'omelia, per approfondire soprattutto le numerose esperienze di nuova evangelizzazione. In questa nuova epoca, aggiunge Scola, la Chiesa ambrosiana vuole mettersi al lavoro in tutti gli ambiti dell'esistenza per edificare con tutti gli uomini e a partire da una rinnovata vita di fede, un nuovo umanesimo generatore di pace e di vita buona, con entusiasmo. E se a Milano, precisa l'arcivescovo nella lettera pastorale che ribadisce come il lavoro sia essenziale e non accessorio per la dignità dell'uomo e la sua realizzazione, c'è il rischio di un ateismo anonimo, resiste anche un ricco cattolicesimo popolare radicato, con non più bastioni da difendere ma strade da percorrere incontro all'umano. C'è ancora una buona dose di persone che partecipano almeno alla messa della domenica e un buon numero che dà seriamente una mano all'edificazione di una vita cristiana, e questo è un dato molto positivo. L'obiettivo, ma non è una strategia ovviamente, è una proposta, è un invito, è quello di approfondire il valore del rapporto con il Signore. La nostra, dice Papa Francesco, è una cultura dell'incontro, proprio perché si sappia andare all'incontro di ogni uomo a partire da chi più è nel bisogno.